Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di Weekend Europe. Io sono Stefano e oggi vi parlerò di campeggi, aree di sosta e agri campeggi. Campeggi, aree di sosta e agri campeggi sono le strutture che solitamente utilizziamo per i nostri weekend. La scelta viene dettata soprattutto da che tipo di vacanza vogliamo effettuare. Oggi, proverò ad analizzare in modo generale, in base alla mia esperienza, le diverse strutture. Campeggio. I campeggi esistono di piccole, medie, grandi dimensioni. I prezzi solitamente variano in base al periodo, bassa, media, alta stagione, in base al numero di persone e alla presenza o meno di animali domestici, sia accettati. In base alle dimensioni della piazzola e alla sua posizione, cioè se sono vicino al mare, quindi vista mare o vicino al lago o vista lago. Di solito comprendono tutti i servizi. Carico, scarico, addirittura anche in piazzola, bagni, docce, alcuni sono anche privati, e in montagna è facile anche trovare la fornitura di gas direttamente in piazzola. Alcuni offrono anche servizi extra come piscina, animazione, palestra, mini club. Quando utilizziamo noi i campeggi? Li utilizziamo sempre, utilizziamo i campeggi, ma anche quelli di grandi dimensioni con molteplici servizi, quando vogliamo viverci il campeggio, quando non ci interessa uscire, ma vogliamo rimanere lì. Un punto a favore dei grandi campeggi è che ci sono tutti i servizi, tutti a portata di mano e tutti comodi. L'unico punto a sfavore riguarda il giorno di partenza, perché molti campeggi, anzi forse quasi tutti, impongono di lasciare la piazzola entro un determinato orario, di solito nella mattinata o al massimo primo pomeriggio, e questo va a limitare un po' il weekend, cioè nel senso che non si riesce a usufruire dell'ultimo giorno, quello di partenza. Aree di sosta. Le aree di sosta di solito vengono identificate come un grosso parcheggio con piazzole in cemento piccole e vicine l'una con l'altra. E a volte però è possibile anche trovare delle aree di sosta immerse nel verde, con delle piazzole di dimensioni generose, dove è possibile anche aprire il tendalino. Anche qui i prezzi variano in base al periodo, bassa, media, alta stagione. Di solito nel prezzo della piazzola sono comprese anche le persone, addirittura anche gli animali domestici. Si fa un forfait. Anche qui è tutto incluso, scarico, carico, acqua, luce. L'unica cosa che di solito è a parte sono le docce calde a pagamento. Esistono anche aree di sosta con casse automatiche che si paga addirittura a ora, ma io non le ho mai utilizzate. Quando utilizziamo le aree di sosta? Le aree di sosta le utilizziamo quando vogliamo viverci in una città, quando ci sono delle fiere o ci sono degli eventi, quando praticamente siamo sempre in giro con la macchina. Punto positivo, il giorno di partenza si può lasciare la roulotte entro le ore 24, quindi si può vivere l'ultimo giorno a pieno. L'unico punto negativo è che non tutte le aree sosta accettano le roulotte. Agricampeggio. Agricampeggio è essenzialmente un agriturismo con delle piazzole per campeggiare. Io preferisco quelli sperduti nella campagna in mezzo alla natura. Anche qui i prezzi variano in base alla stagione, bassa, media o alta, in base al numero di persone, alla presenza o meno di animali domestici. Nell'agriturismo è possibile anche trovare degli animali da fattoria e dei prodotti alimentari tipici del luogo. Quando utilizziamo gli agricampeggi? Quando vogliamo visitare città, eventi o fiere, ma non vogliamo stare in mezzo alla confusione, quindi vogliamo pace e tranquillità. Punto positivo per gli agricampeggi è appunto silenzio, tranquillità, la pace. Unico neo negativo è anche qui, come per i campeggi, c'è un orario per liberare la piazzola, di solito primo pomeriggio, e anche qui si è un po' limitati e non ci si può godere appieno l'ultimo giorno di partenza. Per questo video è tutto, vi ricordo che il Weekend Roulotte è sia su Instagram che su Facebook. Se il video vi è piaciuto lasciateci un bel like, iscrivetevi al canale cliccando qui e vi lascio altri contenuti qua sopra. Ciao!